Franco Passalacqua, presidente dell'Alto, ma anche grande artefice di Marker, che insieme a Como Concerti ha organizzato Wow, questo primo festival della musica elettronica, ma non soltanto di musica, qui a Como. Dobbiamo subito chiederti, Franco, la collaborazione com'è andata? Como, non sempre le collaborazioni portano buoni risultati. E invece questa volta fortunatamente sì, nel senso che siamo molto contenti per i numeri, meno contenti per il tempo perché la pioggia ci ha un po' disturbato, ma i risultati sono ottimi e forse anche un pochino meglio di quanto speravamo, quindi molto contenti, ecco. Da valutare c'era anche la potenzialità di quella location che era stata prima di Wow usata soltanto così occasionalmente per dei concerti. Esattamente, l'idea nostra era quella di valorizzare l'intera area, diciamo, del Tempio Volchiano, non solo mettendo un palco ma creando diciamo, delle zone in cui il pubblico potesse fin dal pomeriggio vivere esperienze diverse, quindi dagli aperitivi agli incontri letterari a workshop, e questo ha funzionato molto, quindi l'idea di riuscire a costruire una proposta culturale che sia anche trasversale per pubblici diversi ha funzionato bene e ci lascia ben sperare per il prossimo anno, anche per ampliare l'area destinata al festival andando verso l'hangar, per intenderci. Caspita, sarebbe veramente una grande area dedicata all'intrattenimento estivo che la nostra città ha bisogno come il pane, ma insomma si può lavorarci sopra continuando appunto con queste collaborazioni di organizzazioni affini più o meno. Bene, per l'ultima serata ci sono sicuramente dei nomi anche un pochettino più popolari, se mi permetti, rispetto alle altre, per cui sicuramente il pubblico dovrebbe rispondere ancora più numeroso, anche chi finora non si è molto interessato, diciamo, alla proposta artistica da voi messa in line up in queste due serate, no? Pensiamo proprio questo, il nome di Gammon ovviamente pensiamo possa attirare persone che erano lontane dalle proposte delle prime due date. Gammon chiuderà con un'esibizione interessante con la sua band. I primi due gruppi in realtà sono più ricercati e ci stanno scrivendo moltissimi fans, in particolare di Walkie Talkie, che sono degli sperimentatori hip hop folli non solo a livello di ricerca musicale ma anche nelle performance, quindi il consiglio è di venire già prima, non solo per Gammon, perché ci saranno, diciamo, una musica molto molto interessante da ascoltare. Bene, allora, aspettando la chiusura di Wow e l'occasione buona per parlare del futuro della musica e comunque, diciamo, dell'intrattenimento giovanile a Como, anche in vista dell'importante, e noi speriamo, passaggio di Como Capitale della Cultura. Io ti chiedo ultimissima cosa, Franco, per quanto riguarda Marker in particolare, se ci sono progetti imminenti o anche comunque nel futuro, come per esempio le vostre serate che ormai sono entrate un pochettino nel mito quasi. Ci stiamo lavorando, nel senso l'idea è quella di rinnovarci ancora di più e di aprire un Marker 2, e soprattutto di far venire gente da fuori a Como, perché abbiamo capito che le potenzialità in particolare del teatro e del genere, diciamo, di proposte che facciamo dentro deve necessariamente portare gente da fuori Como, perché è un pochino unica, quindi speriamo. Grazie mille, Franco Passalacqua. Marco, grazie a voi. Ciao a tutti.